Dunque, si ricorderà, abbiamo già parlato in un focus ad aprile scorso con la dottoressa Marina Ceruso. Dopo tante prese di posizioni contrastanti, arriva il verdetto dell'EFSA. Per l'Agenzia Europea per la Sicurezza degli Alimenti, che ha sede a Parma, i contaminanti da processo a base di glicerolo presenti nell'olio di palma, ma anche in altri oli vegetali, nelle margarine, in altri prodotti alimentari trasformati, danno adito a potenziali problemi di salute, in particolare nei bambini. L'EFSA ha valutato i rischi per la salute pubblica derivanti da tre acidi grassi che si formano durante le lavorazioni alimentari, in particolare quando gli oli vegetali vengono raffinati ad alte temperature, circa 200 gradi. Ci sono evidenze sufficienti, secondo l'agenzia, che il glicidolo sia genotossico e cancerogeno e l'esposizione a queste sostanze, soprattutto nei bambini che consumino esclusivamente alimenti per lattanti, costituisce un motivo di particolare preoccupazione, in quanto è fino a 10 volte quello che sarebbe considerato di lieve preoccupazione per la salute pubblica. I livelli di glicidil esteri negli oli e nei grassi di palma si sono dimezzati, per la verità, tra il 2010 e il 2015, grazie alle misure volontarie adottate da alcuni produttori, aspetto che ha contribuito ad un calo importante della esposizione dei consumatori a queste sostanze. Intanto, dopo alcune aziende importanti nel settore alimentare, anche la Coop ha deciso di ritirare dagli scaffali i prodotti a marchio che contengono olio di palma. Altri gruppi non hanno aderito completamente. Esselunga, per esempio, lo ha fatto per l'80% e anche Carrefour ha sì rinnovato gli scaffali, ma alcuni prodotti sono ancora a contenuto di olio di palma. Per non incappare nell'olio di palma come additivo, come abbiamo detto, pericoloso, soprattutto in biscotti, fette biscottate, grissini e crackers, occorre fare attenzione, guardare all'etichetta con gli ingredienti e leggere se c'è la scritta senza olio di palma. Chi ha interesse per la propria salute può documentarsi, rivedendo innanzitutto la nostra news di Quotidiano Medicina su YouTube o su Facebook, o ancora meglio, digitando su internet ilfattoalimentare.it. Olio-di-palma, dove troverà tutte le informazioni utili per capire meglio la letteratura su questo additivo ormai diventato ingombrante e scientificamente pericoloso per la nostra salute. Qui vedete nella computer grafica le marche di biscotti o di fette biscottate che rinunciano all'olio di palma, ma vedrete più dettagliatamente tutte queste notizie, se avete interesse, su ilfattoalimentare.it.